E questa era Stella Stellina, Francesco De Gregori, la prima scelta musicale del nostro secondo ospite che abbiamo al telefono, ovvero Giuseppe Giglio Rosso. Buongiorno. Salve, salve. Allora, Giuseppe oggi è qui in veste di direttore del Babbalucci Film Festival, che è un festival molto particolare che si tiene a Palermo in questi giorni, se non sbaglio comincia domani, giusto? Sì, domani. Ed è un festival dedicato ai cortometraggi. Mi racconti un pochino come... prima voglio sapere perché hai scelto De Gregori. Vabbè, uno sceglie De Gregori perché è De Gregori e va bene, fino a qua ci siamo. Però magari c'è una specifica rispetto a Stella Stellina. Beh, vedi, io sono cresciuto con De Gregori, nel senso che ascoltavo tantissimo De Gregori quando ero ragazzo. Poi questa canzone parla di immigrazione, come quando noi eravamo noi italiani che andavamo fuori, in modo particolare parla della Sicilia, perché l'Africa d'Italia, ecco, un po' la Sicilia, che questa ragazza che va al nord, Milano, Torino, dove perde poi una propria identità. Ecco, questo un po' anche persone che ho conosciuto, che conosco, che hanno abbandonato la nostra Sicilia, che ora c'è un'inversione. Sì. Ecco, adesso tendono i ragazzi a non andare via. Un po' per la qualità della vita forse, ma anche un po' per una questione economica, nel senso che è diventato molto difficile anche, per esempio io penso a Milano, a Roma, sono città molto difficili da sostenere, ecco, se uno non ci è nato, magari non ha una casa di proprietà, per dire, no? Quindi anche un po' questo. Però da un'altra parte, per esempio, noi prima abbiamo avuto, te lo racconto, un documentario, il regista di un documentario che racconta un progetto di pulizia dei rifiuti sottomarini proprio in Sicilia. Quindi insomma... Sì. C'è in realtà grande forse fermento e un interesse anche a curare la propria zona, diciamo. Assolutamente sì, noi siamo proprio legati, ma chiunque poi è legato alle proprie radici, ecco, questa è la cosa più importante. Un po' il festival rientra in questo discorso, allora, se festival, vogliamo dire. Sì, allora, il festival è un festival di cortometraggi, ma è un festival dedicato principalmente alle scuole di cinema d'Italia. Sì. Per partecipare a questo festival devi essere uno studente di una scuola di cinema o aver frequentato appunto una scuola della settima arte. E è un festival dove posso partecipare questi cortometraggi di qualunque genere, fiction, animazione e documentario. Del resto un festival dedicato esclusivamente alle scuole di cinema non esisteva in Sicilia, in Italia. Ovviamente lo facciamo in Sicilia. Io sono veramente molto, molto soddisfatto dei risultati, perché allora hanno risposto ben 29 scuole d'Italia, dal Centro Sperimentale di Cinematografia alla RUFA, nelle scuole più importanti come anche quelle minori. Sì. E sono arrivati, pensate, 95 cortometraggi. Ah. Siamo riusciti a selezionarne 15, 18. 18 cortometraggi con una giuria che appunto ora decreterà vincitore. I tre corti vincitori, primo, secondo e terzo premio, perché c'è un premio in denaro. Sì. Ecco, questa è una cosa buona per i ragazzi, ottima. E c'è una giuria veramente di qualità, il presidente Marco Risi. C'è Daniele Cipri, che è un grande direttore della fotografia, c'è Massimo Gaudioso, Teresa Saponangelo, un'attrice, Marco Spoletini, un montatore, e Maurizio Di Lienzo, che è un critico cinematografico. Quindi avete coinvolto, diciamo, tutta la filiera più o meno, diciamo, della cinematografia. Sì. Ti volevo chiedere una cosa rispetto alle scuole di cinema.
tu che hai sì. evidentemente più il polso della situazione e la conoscenza, sono sì. scuole che attirano ancora ragazzi sì. e ragazze, funzionano? Mi racconti un po', perché è un mondo che io conosco pochissimo, cioè lo conosco di nome perché ovviamente vivendo, essendo romana, Roma sì. è un po' un punto d'attrazione per tutte le persone che vogliono fare cinema, almeno lo era, ma non lo so se lo è ancora adesso, però insomma un po' un punto di attrazione, e so che ci sono scuole importanti, a parte il centro sperimentale c'è la Volonté, cioè ci sono, so che sono poli importanti, però non so bene a che punto siamo della storia delle scuole di cinema. Ma guarda, vi posso dire che i ragazzi, i giovani sono molto interessati alle scuole, alle scuole di cinema. È un mondo, mondo veramente molto particolare, fare cinema con Daniele Cipri, direttore della fotografia, che conosco da tantissimi anni. La volta scorsa con dei ragazzi che erano sul set con lui, che stavano degli studenti, stavano studiando appunto direzione della fotografia, lui, ti racconto questo aneddoto un po' particolare, sì. Lui a un certo punto la mattina quando sono andato in albergo per portarlo sul set, e lui mi disse, dice, Giuseppe, io a fine set devo parlare con tutti i ragazzi. Ho detto, bellissimo, Daniele, mi fa piacere. No, no, gli devo rimproverare tutti. Ecco. Io sono arrivato, ho detto, scusa Daniele, sono ragazzi, stanno iniziando. No, io li devo rimproverare. Vabbè, comunque. Allora, facciamo le 10 ore di set, gli ho detto, questo se lo dimentica, okay? No, non se l'è dimenticato. Mi fa, Giuseppe, allora la riunione, non va via nessuno. I ragazzi restano tutti sul set, lui prende la parola e li rimprovera alla grande, ma proprio una grande, perché lui dice e disse, questo glielo ricordo a Daniele, disse, ragazzi, il cinema è una cosa seria. Certo. Il cinema è una cosa seria. Allora io ho detto, Daniele, facciamo una cosa. Aggiungiamo a questa tua frase, il cinema è una cosa seria, cerchiamo di farlo con leggerezza. Perché effettivamente fare cinema non è una passeggiata a fare un film. Non è appunto impossibile, attenzione, però... è una macchina molto complessa che bisogna appunto conoscere, e se stai nell'ingranaggio ti devi comportare da professionista. Lui era per far lavorare i ragazzi in un modo molto molto professionale. Le cose poi sono cambiate, attenzione, poi è andata benissimo, cioè, i ragazzi sono impegnati, si sono impegnati tanti e tutti sono veramente molto molto interessati. Poi lo sai cos'è il fatto, vedi, bisogna stare attenti a chi è infatuato al cinema. Cioè chi è infatuato, cioè, il tappeto rosso, gli attori, cioè questi poi li perderai, ecco. Certo. Non andranno avanti. Beh, c'è la fatica, forse non tutti percepiscono la fatica del cinema. Io per esempio ho un grande amico che è che spesso fa l'aiuto regista o comunque diciamo si occupa di tutta la parte produttiva di un set, e mi sono resa conto, vedendo anche solo in piccola parte il suo lavoro, di quanto è faticoso, cioè, ma proprio faticoso fisicamente, di tutti gli imprevisti che possono venire fuori. È proprio una macchina, io direi quasi artigianale, nonostante comunque i progressi del digitale molte cose le abbiano un pochino velocizzate, però anche lì ci vuole anche grande competenza per utilizzare certi mezzi, quindi comunque non è mai una cosa facile. Penso, vabbè, nessun mestiere è facile, però insomma questi un po' che sembrano solo fatti di creatività, in realtà non c'è solo la creatività, c'è molto altro. Assolutamente, assolutamente. Due cose. Allora, nel cinema, per fare cinema, le idee contano più dei soldi. Le idee. È fondamentale avere certo. idee. Cioè, quindi questa è sta la base. Poi Aurelio Grimaldi, che
che insegna in questa scuola che io dirigo qui a Palermo. Lui, Aurelio, mi ha fatto una allora mi raccontava, mi diceva, ma guarda, il cinema negli anni è cambiato. Quando c'era la pellicola, ecco, tu hai parlato delle nuove tecnologie. Il periodo della pellicola, fare un film in pellicola non era semplice, nel senso che i costi erano elevati, sviluppo, stampa della pellicola, il costo, beh, e quindi non è una cosa semplice. Mentre adesso con il digitale, ed è una cosa ottima, buona, io sono per il digitale, attenzione, perché ha cambiato completamente il modo di fare cinema, principalmente per i giovani, per i ragazzi, insomma, è molto più accessibile. Però, vedi, è come un imbuto. Mentre prima era l'imbuto dove tutto entrava e poi o meglio, era l'imbuto prima era al contrario. Ecco, immagina tu un imbuto messo la parte più stretta, dove per entrare era difficile, veramente, nel senso, e poi quando una volta che entri, vai, entri nel mondo del cinema, mentre adesso è l'input al contrario, dove la parte più grande, tutti fanno cinema, ma fanno produzione, ma per riuscire la strada è molto più stretta, ecco. Ecco, questo è Aurelio Grimaldi che faceva questa considerazione, mi è Sei piaciuto d'accordo, tantissimo. certo. Beh, è così un po' in realtà per molte cose, cioè sicuramente si sono ampliati i mezzi e le possibilità, però questo porta anche a che non tutti possono restare, un po' perché sennò si satura l'ambiente e un po' perché poi la qualità a quel punto fa la differenza, no? Cioè rimangono quelli che Assolutamente. riescono. Grazie mille a Giuseppe Giglio Rosso, abbiamo parlato del Babalucci Film Festival. I cortometraggi saranno in visione, quindi sarà possibile vederli ovviamente nelle varie location del festival, che potete trovare sul sito babalucifilmfestival.it, e poi il 30 ci sarà la serata di premiazione appunto del primo, secondo e terzo premio, con dei premi in denaro che giustamente tu hai sottolineato sono importanti per persone che si stanno affacciando al mondo del cinema e hanno bisogno di essere sostenuti. Grazie mille a Giuseppe Giglio Vorrei Rosso. aggiungere, Dimmi, scusa, vorrei aggiungere che noi facciamo anche delle masterclass. I giurati fanno esattamente 5 masterclass, quindi di regia, di appunto recitazione, Montaggio, sceneggiatura, eccetera. sceneggiatura e critica, sì. Sì, abbiamo 130 ragazzi che stanno partecipando, veramente un successo, siamo contenti. Bene. Benissimo, grazie mille a Giuseppe. La seconda scelta musicale è sempre De Gregori, ma stavolta Santa Lucia. Come Una mai? poesia, è una poesia quella. Giustamente. Ce l'ascoltiamo insieme allora, Sì, va Giuseppe. bene, Ti poesia. Non lo dico ringrazio. io, non lo dico io, ma lo disse ai tempi Lucio Dalla. Lucio Dalla, quando ascoltò Santa È Lucia, vero, rimase folgorato. è vero, è vero. Grazie Bene, mille, bene. Giuseppe. Buon festival Grazie a allora, te, a presto. grazie a voi. Grazie, grazie. Santa Lucia.